Ciao a tutti ragazzuoli, con la scusa di dover fare manutenzione al mio PC ho pensato bene di fare questo video e spero che possa essere utile a chi vuole cimentarsi nell'assemblare una build con raffreddamento liquido custom. Vi illustro brevemente i componenti di cui è composto il PC. Qui abbiamo un kit di memoria RAM da 32 GB, sono delle Kingston Fury DDR5 RGB da 6000 megatransfer. Con tempi di latenza CL36-38-38, compatibile con profili EXPO-XMP. Passiamo al processore. Monteremo un Ryzen 9 7950X, la CPU più potente della precedente serie 7000, con i suoi 16 core 32 threads, con un TDP di default da 170 W. Qua abbiamo un M2 Samsung, come vedete ho tolto l'etichetta per migliorare la dissipazione termica. Qui invece abbiamo un Silicon Power da 1 TB, anche qui ho rimosso l'etichetta. È doveroso dire che rimuovere l'etichetta sugli M2 invalida la garanzia, quindi tenetene conto. Passiamo alla scheda video, io ho ancora una vetusta RTX 3080 che attualmente me la tengo ben stretta. Non voglio passare alla serie 4000 perché onestamente non cambia un granché, visto che gioco in 2K, passerò alla serie 5000 quando usciranno. Qui abbiamo il corpo pompa e tanica in un pezzo unico, come vedete molto importante la valvolina di sfiato dell'aria, le caratteristiche: è una pompa 12 volts 0,8 A, assorbimento 9,6 watt della SIS Cooling, molto semplice anche trovare pezzi di ricambio. Monteremo questo fantastico waterblock Bixby, i connettori sono della EK. Il waterblock è completamente in rame massiccio nichelato, bellissimo nei dettagli, RGB con il connettore a 3 pin specifico a 5 volts che è da connettere su piastra madre. Passiamo alla scheda madre. Qui abbiamo una Gigabyte X670 modello gaming XAX in revisione 1.0. Tramite l'aggiornamento del BIOS è possibile avere supporto per i nuovi processori 8000 e 9000. Se vi interessa sapere come, vi lascio il link in descrizione. Ottimo ragazzi, io direi che possiamo anche iniziare ad assemblare il tutto. Iniziamo con la CPU. Sinceriamoci subito di identificare il triangolino dorato che dovrà essere necessariamente allineato con il socket sulla piastra. Apriamo il socket delicatamente facendo attenzione ai pin. Semplicemente appoggiamo la CPU sul socket e sinceriamoci che sia perfettamente imbattuta. Ottimo, possiamo chiudere e il gioco è fatto. Ora montiamo le memorie, apriamo gli zoccoli A2B2 come scritto sulla scheda madre. Orientare correttamente le memorie utilizzando la tacca di riferimento sugli slot appunto della scheda madre. Per inserirle correttamente, esercitare una forza perpendicolare alla scheda madre e uniforme sulle due estremità del modulo di memoria. Ripetere l'operazione anche per il secondo modulo. Ok, montiamo questi due dischi M2. Dobbiamo per prima cosa rimuovere la cover. Ok,
Come potete notare, nel mio caso i due pad termici sono già stati precedentemente utilizzati. Naturalmente, se voi monterete il tutto ex novo, ricordatevi di togliere la pellicola. Iniziamo montando il Samsung. Allora, come potete vedere, c'è una tacca di riferimento sulla basetta, basta verificarla direttamente sulla scheda madre, e c'è questa clip che bisogna tirare su per poterlo montare, quindi è toolless, non c'è bisogno di vitina. Lo inseriamo delicatamente. Ora basta tirare giù l'M2 e fa scattare la clip. Il gioco è fatto. Ripetiamo l'operazione anche per l'altro disco. Ottimo, ora possiamo chiudere il tutto. Ok ragazzi, è giunto il momento di mettere la pasta termica. Utilizzeremo la Noctua NT-H1, penso che sia ottima come rapporto prezzo-prestazioni. Inizialmente la spalmeremo con la palettina e poi dopo andrò ad utilizzare il guanto in modo da essere più preciso. Mettiamone solo un chicco, è inutile esagerare. Ora spalmiamola. E la distribuiamo in modo uniforme su tutta la CPU. Montiamo il waterblock. Lo abbassiamo fino a battuta. Poi esercitiamo una leggera pressione e ruotiamo leggermente per quanto possibile, in modo che la pasta termica si distenda. Vincoliamo il tutto con rondelle dadi. Successivamente serrare con chiave a bussola. Iniziamo a smontare totalmente il case. Ora prepariamo il radiatore per il raffreddamento liquido. Abbiamo un Corsair 360x120 e tre ventole da 120 mm. Go!
montiamo le ventole. Montiamo il radiatore sulla predisposizione del case. Ora montiamo il radiatore nella parte superiore del case. Procediamo installando la ventola da 140 nella parte posteriore del case. Controllare che i distanziali della scheda madre siano tutti serrati correttamente. In caso contrario, serrarli con una chiave a bussola. Ok, è giunto il momento di montare la scheda madre. Appoggiamola sui piedini e assicuriamoci che sia allineata con tutti e 9 i distanziali. Procediamo vincolando la scheda madre. Per questa operazione vi consiglio caldamente di utilizzare un cacciavite con inserti calamitati. Colleghiamo il Molex di alimentazione alla piastra madre. Colleghiamo il Molex di alimentazione ausiliaria della CPU alla scheda madre. Connettiamo il Molex a 4 pin delle 3 ventole installate sul radiatore su CPU fan. Colleghiamo i relativi connettori USB e audio. Ora colleghiamo i pin sulla scheda madre. Hard disk LED. Power switch, cioè il tasto di accensione.
Per ultimo il power LED. Connettiamo l'alimentazione RGB del waterblock. Installiamo la scheda video. Colleghiamo le alimentazioni. Ragazzi, è giunta l'ora di giocare con raffreddamento liquido. Per questa build ho deciso di utilizzare tubi flessibili, prima di tutto perché è più sicuro, e poi perché si velocizza non di poco le manutenzioni successive. Possiamo procedere mettendo acqua demineralizzata nell'impianto. Consiglio di acquistare una di queste squeezy bottle. Svitiamo la valvola. Facciamo il refill completo della tanica. Siamo pronti per il primo avvio. Riempire velocemente la tanica per non far lavorare a secco la pompa. Ripetere l'operazione durante lo spurgo dell'aria. Ripetere l'operazione fino alla totale fuoriuscita di aria dal circuito. Una volta fatto lo spurgo, fate un ultimo refill. Rimettere la valvola di spurgo dell'aria. Ecco il risultato dopo un paio di ore. Come potete vedere ci sono ancora delle piccole bollicine all'interno del circuito, questo è del tutto normale e non costituisce un problema, anche perché l'aria in eccesso verrà espulsa direttamente dalla valvola. Ora verifichiamo nel BIOS che tutto funzioni correttamente. Su CPU fan abbiamo le ventole del radiatore e le abbiamo settate normale. Su CPU OPT abbiamo collegato la pompa, mettiamola pure a full speed e osserviamo se produce ancora delle bollicine d'aria. Direi che lo spurgo è stato effettuato correttamente. Vi ringrazio per aver visto questo video e non vedo l'ora di farne un altro. Al prossimo aggiornamento hardware. Ciao a tutti!